ci sono, come ho capito male, due poteri che decidono, uno quello pubblico, mentre sono le grandi corporation di adesso che decidono di andare avanti in tecnologia, a prescindere da quello che sono i valori magari espressi da un governo locale o da una serie di organizzazioni internazionali. Noi come possiamo incidere sia sul, diciamo, sulla parte pubblica e invece su quella parte più delle corporation, che sembra molto molto inavvicinabile, molto misteriosa, molto esoterica a volte anche, perché i valori espressi magari non sono quelli che mi rappresentano, no. O la maggior parte non sono, vorrei... assolutamente. Allora c'è la realtà, dopo c'è il mondo più ideale. Se mi state chiedendo se possiamo inserirci oggi e cambiare tutto, no, questo è impossibile, no? Infatti il nostro sistema è costruito a posto, che non possiamo cambiarlo da un giorno all'altro. Buono, infatti, per quello. Non si può cambiare da un giorno all'altro, se lo cambi troppo. Non c'è stabilità. Oltre a questo, allora, abbiamo tanti problemi in quella domanda. Sono tanti livelli in cui io posso forse cercare di avvicinarmi a una risposta. Allora, c'è il fattore del potere. Io considero quello che sta succedendo la maggior parte negli Stati Uniti, in Canada, ovviamente in Europa, un tipo di fascismo tecnologico. Uno che dice no, è pura democrazia, non è un idiota, no, è impossibile. Google non ha lealtà a un paese, è un multinazionale, esiste fuori dal paese. I loro lobby sono così potenti che possono comprare qualsiasi politico. Europa è un po' avanguardia in questa cosa, di progettare per i valori. Infatti gli americani ci hanno criticato l'Europa dicendo che noi ci inchiniamo alla religione della privacy. Allora, che cosa abbiamo scoperto nel 2019? In 2019 una Privacy International, questo gruppo di giornalisti che cercano di scoprire gli abusi verso il privacy dei cittadini a livello internazionale, hanno fatto una richiesta per la libera informazione al Dipartimento dello Stato degli Stati Uniti per una riunione che abbiamo saputo che è accaduto tra questo nuovo organo dello Stato nella comunità di intelligence, al Pentagon. Allora, al Pentagon c'era questa riunione che coinvolgeva il capo di Microsoft, il capo di Google, il capo di Palantir, diciamo questi grandi big tech, questi grandi aziende che creano la tecnologia, e quelli dell'esercito, il militare, e la comunità di intelligence. Per qualche motivo, forse un errore, quello che era responsabile di dire sì o no alla richiesta ha fornito dei dati, un sacco di presentazioni che sono stati presentati in a quel convegno, in cui parlavano delle problematiche della Cina. La Cina non ha problemi raccogliendo tutti i dati dai loro cittadini, sfruttandolo per controllare il popolo, dicendo che Cina è avanguardia nell'intelligenza artificiale, che è molto strumentale verso fine di potere, di monitorare, di raccogliere dei dati che sono molto utili, diciamo, a livello imprenditoriale. Google diventa più potente perché sfruttano i nostri dati. Quando qualcosa è gratis, non è gratis perché tu sei il prodotto. Tu fornisci dati. Sei la merce. Sì, tu sei la merce, sì. E allora, che cosa è successo in questo? Si può trovare questi documenti online tranquillamente, che Privacy International li ha pubblicati tutti online, ovviamente, in cui questi grandi personaggi parlavano del fatto che ci sono troppi ostacoli nel mondo occidentale. Che sono questi ostacoli? Abbiamo dei sistemi legacy, sistemi storici, che rendono molto difficile fare qua che i cinesi fanno nella Cina. Loro hanno detto esplicitamente quello che Edward Snowden, quello che ha fatto i leaks di tutti i dati degli abusi dalla comunità di intelligence americana sui suoi cittadini, ha detto che
Noi abbiamo fatto questa cosa in segreto fino adesso. Noi dobbiamo cercare di convincere il popolo di fornire i loro dati, perché conviene per loro a farlo. Se vogliamo essere competitivi con i cinesi, se no loro conquistano il mondo a livello dei dati, noi dobbiamo comportarci come loro. Ma esistono questi ostacoli qua. Privacy, diciamo, e l'autonomia personale. Questi cose i cittadini devono volontariamente negare se vogliamo sopravvivere a un mondo con un nemico, se vogliamo chiamarli nemici, loro considerano i cinesi nemici, economici e forse eventualmente a livello militare. Allora, è molto difficile darti una risposta. Come possiamo, diciamo, creare il mondo tecnologico? Ormai abitiamo in un mondo saturato della tecnologia. Ci sono poche persone che riescono a vivere in questo mondo adesso, non con le comodità che noi prendiamo per garantito. Il fatto che adesso riusciamo a condividere la nostra cena con potenzialmente milioni di persone volendo. Questa è una problematica di un altro aspetto della tecnologia in generale. Le tecnologie non sono artefatti qua, separato dal suo contesto. Sono integrati nella società, sono inseparabili dalla società. E allora è meglio di capire le tecnologie come infrastrutture. Le videocamere non possono esistere come le vediamo oggi se quelle versioni precedenti non esistevano prima. Sono come, dobbiamo vedere le tecnologie come un'impalcatura. Non si costruisce i livelli superiori prima di quelli base. Non possiamo nemmeno concettualizzare la maggior parte della nostra tecnologia se non guardiamo il passato e le piccole passi che abbiamo fatto, che quelli che hanno innovato nel passato, non molto lontano, dagli anni 50 in realtà, finora, non potremmo avere quello che abbiamo oggi senza quello di ieri. Allora, i valori che hanno incarnato in quelle tecnologie di ieri hanno impatto su quello che creiamo oggi. Diciamo, le cavalcavie di Langdon Winner ci permetteva e ci costringeva un tipo di società nell'epoca che serviva molti anni, decine di anni, per cambiare. La società è cambiata veramente dopo una cinquantina di anni. Immagina se non esistevano quelle cavalcavie lì. Forse sarebbe stato molto diverso oggi. Allora, le tecnologie incarnano i nostri valori. Ma come dicevo, Europa è un caso particolare. Forse alla fine dobbiamo arrendere e dire sì, la nostra religione è la privacy e rispettiamo l'autonomia dei nostri cittadini, e se questo vuol dire che diventiamo un parco giostro per i cinesi, va bene, ma non diventiamo come un nostro nemico per vincere. Gli americani hanno il concetto di vincere a tutti i costi. Quello è il loro concetto dell'impero. Forse l'Europa non ha questo concetto. Infatti, la maggior parte dei nostri investimenti per la ricerca è per l'innovazione responsabile. Diciamo, centinaia di milioni di euro sono verso la ricerca a come possiamo costruire, progettare la tecnologia sempre tenendo conto dei nostri valori importanti e le nostre grandi sfide. Alcuni prendono l'approccio più di utilità, quello è il modo più americano, diciamo, se io riesco a arrivare al mio scopo, non c'entra i mezzi che userò per arrivare a quel scopo. Senti, di solito è una questione di profitto, insomma, di guadagno dietro allo sviluppo tecnologico. Diciamo che finora assolutamente sì, ma il più grande errore che abbiamo fatto finora è di concettualizzare il profitto e il guadagno come contrastante, come l'opposto dei nostri valori importanti, diciamo rispetto per l'autonomia, la sostenibilità, dipende come interpretiamo, che significa la sostenibilità. Alcuni interpretano la sostenibilità come sostenibilità economica, alcuni pensano di sostenibilità come sostenibilità ambientale. Ci sono tanti modi di capire che significa sostenibilità. Autonomia, diciamo, benessere umano. Abbiamo tanti valori. E sembra che entriamo in una situazione di sovraccarico morale. Diciamo, abbiamo così tanti valori.
Infatti io parlo sempre con gli ingegneri fanno cose. Allora, la prima cosa che loro fanno quando io entro nell'aula e il loro professore dice l'ombrello è qua, è un filosofo, fanno se è una perdita di tempo. Ma alla fine delle lezioni sono molto interessati, perché io non parlo con il linguaggio vocabolario filosofico, io parlo usando il loro vocabolario. E io mostro a loro il fatto che non c'entra se cercate di progettare tecnologie con valori o no, alla fine lo fate lo stesso, ogni scelta è una scelta etica. E gli ingegneri capiscono questo, infatti alla fine di ogni lezione loro dicono sempre la stessa cosa: siamo d'accordo, vogliamo costruire tecnologie, quello che facciamo domani, quando io vado a lavorare, io voglio fare quello che dici tu, voglio rispettare la privacy, l'autonomia, il benessere, tutti i valori che puoi immaginare. Ma come? Per me sono astratti, sono solo parole. Non so che cosa faccio nel mio lavoro quotidiano per arrivare a quel fine. Quello è il problema. Io lavoro su degli approcci che loro possono usare in campo. Diciamo, ci sono strategie veramente a come possiamo capire chi sono le persone interessate, diciamo, quelli che guadagnano, quelli che sentiranno l'impatto della tecnologia direttamente o indirettamente. L'ambiente può essere un parte interessato non diretto. Chi sente l'impatto prima? Noi tendiamo a dire l'utente, ma non è sempre questo. La progettista è un parte interessato, lui lavora direttamente con la tecnologia. Capo dell'azienda ovviamente è un parte interessato riguardando quello che fa, i dipendenti, gli ingegneri. Ci sono tanti parti interessati, dobbiamo capire chi sono, che cos'è l'interazione tra queste persone e la tecnologia che loro cercano di produrre, che cosa sono gli impatti in un anno, 5 anni, 10 anni. Allora sì, c'è questo collegamento con la tecnologia e i valori, e gli ingegneri sono d'accordo. Loro vogliono strumenti che loro possono usare facilmente ogni giorno al loro lavoro. E loro hanno bisogno anche di un strumento, se vogliamo chiamarlo questo, che loro possono anche presentare ai loro capi per convincerli anche dal fatto che il guadagno non è opposto ai valori umani, sono complementari.